Io lavo tutte le faccine e tutto quanto. Quando vuoi, vai. Ciao, io sono Daniele e sono una delle persone che ha dato vita, diciamo, ha creato e sviluppato negli anni il progetto Basket Beats Borders. E il progetto Basket Beats Borders nasce nel 2017, quando io e un mio amico David siamo venuti a conoscenza della storia di una squadra di basket femminile di Shatila, ovvero un campo profughi di Beirut, in Libano. Questa squadra, che si chiama Palestine Youth Club, è composta da ragazze palestinesi, siriane, libanesi e anche di altre nazionalità come il Senegal, e che appunto vivono all'interno di questo campo profughi o nei suoi dintorni. Shatila è un campo profughi originariamente palestinese, che esiste dal 1948, quindi da quando i palestinesi furono cacciati dalla loro terra dalle forze sioniste, quindi dalle varie bande armate israeliane. Ma dal 1948 in poi il campo poi è stato abitato ed è tuttora abitato in realtà da persone provenienti da moltissimi paesi dell'Africa e dell'Asia. Negli ultimi 8-9 anni sono confluiti a Shatila, ad esempio, moltissimi siriani in seguito appunto allo scoppio della guerra in Siria. Il Palestine Youth Club, appunto, è una squadra di ragazze che da 5 anni giocano a basket in un campetto un po', diciamo, malmesso al di fuori di questo campo a Beirut, e che si sono ritrovate, diciamo, a giocare insieme per vari motivi. Innanzitutto perché a Shatila non c'è praticamente un metro quadrato di spazio disponibile per praticare nessuno sport. In più perché appunto le condizioni di vita anche delle persone che ci vivono sono abbastanza, diciamo, precarie, sia da un punto di vista economico, sociale, dal punto di vista della salute. Quindi questo diciamo, progetto appunto locale, palestinese, libanese, siriano, della squadra di basket, ha dato modo a queste ragazze di ritrovarsi e di praticare uno sport anche in un contesto dove appunto diciamo tutta la popolazione di Shatila è oppressa, ma le donne lo sono ancora di più, come un po' in tutto il mondo, in quanto donne. Nel 2017, quando siamo venuti a conoscenza di questa storia, io e David, questo mio amico, abbiamo deciso, insomma, che sarebbe stato bello far venire queste ragazze in Italia e connetterle con altre realtà di Roma che ovviamente non hanno incontrato. Non incontrano gli stessi problemi, ma comunque, diciamo, a loro modo condividono con anche le ragazze di Shatila certe problematiche. E quindi diciamo, abbiamo pensato di mettere in rete, diciamo, queste ragazze con delle squadre di basket popolare di Roma, ovvero gli Old Reds, l'Atletico San Lorenzo e le Bull Fatale. Perché anche queste squadre a loro modo diciamo, hanno problemi di spazio, ad esempio non riescono spesso a trovare un campo dove allenarsi o dove giocare. Per le ragazze, ovviamente in scala minore, però anche loro molto spesso subiscono diciamo, le conseguenze degli stereotipi di genere. E quindi pensavamo fosse, diciamo, una bella idea mettere in contatto queste realtà diverse, ma che appunto poi possono avere anche dei punti in comune tra loro. E così nel 2017 abbiamo per la prima volta organizzato questo scambio e abbiamo invitato le ragazze di Shatila a Roma. Non è stato semplice perché abbiamo incontrato moltissimi problemi, soprattutto per quanto riguarda l'ottenimento dei visti da parte dell'ambasciata italiana a Beirut. Durante il primo anno, appunto, le ragazze hanno giocato con queste tre squadre di basket popolare di Roma, hanno visitato la città e sono, diciamo, rimaste molto colpite dall'esperienza. Quindi abbiamo ripetuto anche
diciamo, lo scambio anche l'anno successivo. Nell'anno successivo siamo riusciti a contattare anche la nazionale italiana di basket 3x3 che aveva appena vinto il mondiale, nazionale femminile, e abbiamo organizzato anche una partita con loro. E nulla, dopo questi 2 anni il progetto piano piano è andato espandendosi e le ragazze sono, diciamo, persone anche di altri paesi, ci hanno contattato perché volevano, insomma, portare le ragazze anche in altri paesi. Quindi, ad esempio, nel 2019, l'anno scorso, le ragazze di Shatila sono andate nei Paesi Baschi, hanno fatto un giro di 2 settimane nei Paesi Baschi, dove anche le si sono, diciamo, allenate con squadre professioniste in realtà lì. E niente, hanno visitato un po', diciamo, un po' di città nei Paesi Baschi. Quest'anno abbiamo pensato di rispondere a quelli che erano dei bisogni un po' più immediati della popolazione di Shatila in questo momento, perché appunto la maggior parte degli abitanti di Shatila, soprattutto i palestinesi, diciamo, vedono moltissimi dei loro diritti negati in Libano. Tra questi anche il diritto al lavoro, ci sono più di 40 professioni che i palestinesi in Libano non possono svolgere. E quindi la maggior parte dei palestinesi in realtà deve, diciamo, sopravvivere grazie a dei lavori occasionali in nero. E quindi abbiamo pensato, da Basket Beats Borders, abbiamo pensato di organizzare un'iniziativa non strettamente collegata al basket, ma più al cibo. Quindi abbiamo chiamato Food Baskets Beats Borders, ovvero nel momento in cui non è possibile per il basket, per lo sport, abbattere i confini come avevamo fatto nei 3 anni precedenti, abbiamo pensato che i food baskets, quindi i cestini di cibo, potessero farlo. E quindi abbiamo organizzato una distribuzione di alimenti e bevande per 100 famiglie del campo di Shatila, famiglie non solo palestinesi, ma anche siriane, libanesi, egiziane, indiane, dello Sri Lanka, bangladesi, insomma, di varie nazionalità. Quello che, diciamo, ci ha spinto un po' a ideare questo progetto fin dall'inizio è stata da un lato la volontà di dare voce a queste ragazze e darle loro la possibilità anche di viaggiare, perché appunto, essendo palestinesi, libanesi, siriani, non hanno, come noi italiani, magari la possibilità di viaggiare liberamente, ovviamente un passaporto libanese o palestinese o siriano non dà le stesse possibilità di muoversi nel mondo come un passaporto italiano. Quindi da un lato sicuramente c'era la volontà di dare la possibilità di questi ragazzi di viaggiare e di confrontarsi con altre realtà. Dall'altra c'era anche la volontà di far conoscere in Italia quale fosse la situazione di Shatila in particolare e dei palestinesi anche in particolare, ma in generale un po' di tantissime popolazioni, diciamo, tantissimi popoli, tantissime etnie che vivono al di fuori dell'Europa e quali siano poi tutte diciamo, le dinamiche, le difficoltà che questi popoli devono affrontare, perché per noi spesso è difficile, insomma, immedesimarci in queste persone, anche se le comprendi, avere informazioni su tutte queste dinamiche e queste problematiche che affrontano. E una grandissima componente anche del progetto, in motivazione, è anche quello di, diciamo, di cercare di contribuire anche all'empowerment di queste ragazze, perché appunto il fatto che siano ragazze e non ragazzi non è secondario, quindi, come dicevo prima, sono appunto costrette a fronteggiare tutta una serie di sfide, di pregiudizi che magari ragazzi anche provenienti dallo stesso posto non devono affrontare. In questo percorso che abbiamo fatto fino a qui, diciamo negli ultimi 3 anni e mezzo, siamo stati sempre più persone e anche sempre più realtà. Quindi, se siamo partiti in due, io e mio amico, diciamo, nel pensare questo progetto, poi sin dal primo anno siamo riusciti a coinvolgere appunto varie associazioni, varie squadre, persone
per esempio come associazione abbiamo coinvolto sin dal primo anno il Servizio Civile Internazionale, e poi nel secondo anno altre tre ONG, ovvero un Punto Per, Celin, Sport Against Violence, che tuttora ci supporta. E poi ecco, quando ci siamo allargati insomma, anche alla Spagna, cioè, abbiamo coinvolto Deporte de Calle, un movimento spagnolo, e la Liga Cooperativa del Basket di Madrid, che è appunto a sua volta diciamo, una liga che organizza tornei anche lì fra squadre di basket popolare in Spagna, dove appunto in realtà lo sport popolare è molto diffuso. La cosa più bella secondo me di tutto quanto il progetto è che non è come spesso accade anche nel mondo della cooperazione internazionale un progetto assistenzialista, ma è più che altro una relazione, uno scambio che va in entrambe le direzioni, dove appunto tutti quanti imparano qualcosa, tutti quanti crescono. Ed è via via formato appunto dalle persone che ne fanno parte. Non c'è nessuno che dall'alto decide cosa si farà il prossimo mese o il prossimo anno, ma si decide tutti quanti insieme. E piano piano vengono fuori sempre nuove cose, come appunto quella dei food baskets quest'anno, ma l'anno scorso, oltre al viaggio nei Paesi Baschi, ad esempio, abbiamo organizzato anche una raccolta fondi per costruire un centro giovanile a Shatila, che è stato realizzato. Non sappiamo per ora dove andremo esattamente, forse ancora, anche se ci piacerebbe continuare quando sarà possibile con i viaggi organizzati per le ragazze e per anche le persone che invece vivono in Europa, per andare a trovare le ragazze a Shatila, come è successo ad esempio ad ottobre dello scorso anno, quando appunto le tre squadre di basket popolare di Roma, degli All Reds, della Capitan San Lorenzo e del Bufadal, sono andate a Shatila a trovare le ragazze a giocare con loro, proprio sempre appunto in quest'ottica di scambio. Quindi non sappiamo esattamente dove andremo, però diciamo che nei prossimi anni, ma diciamo che c'è una serie di valori, credo che ci accomuna, valori della solidarietà sicuramente, del rispetto, dell'uguaglianza di genere, che speriamo, diciamo, ci porteranno a sviluppare sempre nuove idee nei prossimi anni. Infatti, diciamo, chiudo dicendo che siamo sicuramente aperti a nuove proposte. Abbiamo una pagina Facebook e una pagina Instagram che si chiamano Basket Beats Borders, e diciamo alle quali chiunque ci può contattare. Insomma, diciamo, siamo prontissimi e prontissimi a ricevere nuove proposte per organizzare nuove attività nei prossimi anni. Grazie, grazie Daniele.